Tiratelo su, presto! E voi altri continuate a lavorare, bastardi! Avanti, avanti! Lavorate! Ehi, voi! Ehi, dico a voi! E rispondete quando vi parlo! Quando vi rivolgete a me, non dite i voi, ma signore. Ah, vuole essere chiamato signore? Questa è buona. E soprattutto levatevi il cappello. Che vi prende? Lavorate, bastardi! Lavorate o vi farò pentire di essere nati! Muovetevi! Bravo, così si fa. Sapeste com'è difficile avere a che fare con questa gentaglia, eh? Ah, lo immagino. Ma ho visto che sapete farli lavorare lo stesso. Che conoscete il vostro mestiere. A proposito, che volevate da me? Oh, niente, adesso so che siete un gentiluomo, ma il fatto è che siete sulle terre del signor Masterton. È un gentiluomo come voi, e allora... Non lo sapevo. Mi riposo un momento e me ne andrò. D'accordo? Figuratevi. Avanti, carogne, al lavoro! Sta arrivando il signor Masterton! Al lavoro! Qui si batte la fiacca! Questo lavoro doveva essere già finito. Quelli della ferrovia non possono aspettare ancora. È vero, signor Masterton, ma sapete com'è con questi lavativi? Non è vero. Non è vero, signor Masterton. Stiamo lavorando come schiavi. Si pretende troppo da noi. Madre al lavoro, bastardo! Ehi, voi... Dovreste farlo anche con chi è capace di difendersi? Chi siete? Uno che sarebbe capace di difendersi. Questo lo vedremo. L'avete visto? O meglio, l'avete sentito, no? Se poi, dato che siete un gentiluomo, volete lavare l'onta col sangue, è così che si dice, no? Che volete fare? Volete assassinarmi? Giammai! Spiacente. Davvero spiacente. Avrei voluto dedicarvi una pallottola d'argento.
Ma per uno sfruttatore di povera gente basta una pallottola di piombo. Che ne dici, Alonso? Ti brucia meno ora la frustata? Forse sì, signor Silver. Ecco qua i $1,000 che vi spettano come avevamo pattuito. Ce ne priviamo volentieri. $1,000. Bravo, Alonso. Sei un uomo di parola, come me. Hasta luego. Hasta luego. Ecco il portafoglio. Caschi male, amico. Almeno con me. Se sapete già cosa volete, non c'è bisogno di demolire la carrozza. Basta dirlo a me. Zitto! Sullivan, non l'avete ancora capita che questi sanno già tutto. Dei passeggeri potrebbe farci identificare. Riprendete la vostra voce. Io la conosco, questa voce. Ma è... Mi dispiace, Mabel, ma l'avete voluto voi. Smettila di fischiare! Imbecille, è stata tutta colpa tua! Poverina, ma chi è? È la figlia di Sullivan, il contabile della banca. Il piatto è mio.
Per me basta. Ma non per me. Abbiamo appena cominciato. Continuate a giocare finché finiscono i soldi. Qui si usa così. Noi siamo di passaggio e non conosciamo gli usi di qui. Volevamo fare una partitina, non un gioco così forte. Non eravamo preparati a questo tipo di gioco. Attento tu. Sì? Hai barato. Il mio amico ha visto ed è pronto a testimoniare. Vero, Slim? Certo. Vattene. Non mi piacciono i bari. Mi dispiace, Sanchez. Non stavo parando. Io vinco sempre regolarmente. Legittima difesa. Questo dovrà stabilirlo il giudice. Bene, sceriffo. L'innocenza trionferà. Finalmente ci siamo liberati di quel Sanchez. Sì. Ma è costato un po' caro. Oltre ai danni... $1,000.
Ehi, tieni. Il pranzo è servito, signor Silver. Lui paga. Volete favorire, amico? Ce n'è abbastanza per due. Non vorrete continuare a mangiare quella brodaglia? Non sopporto certi spettacoli. Insomma, dopo 4 rapine alle diligenze della mia compagnia, non sapete nemmeno perché quest'ultima volta siano stati uccisi tutti i viaggiatori. Posso fare solo delle supposizioni. Supposizioni ovvie, sceriffo. È chiaro che qualcuno aveva riconosciuto i banditi ed è stato tanto sciocco da farlo capire, ma questo non ci fa fare un passo avanti. Posso chiedervi che intendete fare, signor sindaco? Farò tutto il possibile. Metterò una taglia. Siete sempre l'uomo delle grandi trovate. Mettere una taglia non serve a niente se non sappiamo nemmeno chi stiamo cercando. Ditecelo voi allora cosa dobbiamo fare, signor Finley. Ve lo dico subito, se mi ascolterete. Per venire a capo della faccenda una volta per sempre, chiederò l'intervento di Nat Pinkerton e della sua agenzia. Non risolverebbe niente, Finley. I detective di Nat Pinkerton si troverebbero di fronte alle stesse difficoltà a cui si è trovato di fronte lo sceriffo. E quali sarebbero? Sono uomini di legge, hanno limiti nel loro operato, devono rispettare le regole. Trovare prove inoppugnabili e trascinare i colpevoli davanti al tribunale. E allora? A me non importa niente delle regole, a me basta che il denaro della mia banca viaggi sicuro. Ma non vorrete scavalcare la legge, signor Averell? Non credo di aver bisogno del vostro permesso, sceriffo. Offrirò una taglia, ma non a tutti. A un uomo solo. E la responsabilità di quello che farà sarà sua. Forse è una buona idea e la Wells Fargo è pronta a contribuire, ma chi sarebbe quest'uomo? Ho saputo che ieri avete arrestato un giovanotto piuttosto vivace. Sì, ha ucciso quel piantagrane di Sanchez in un duello nel saloon. È veramente in gamba allora? Intendete procedere contro di lui? Dovrò liberarlo. Legittima difesa. Ma siete impazzito, Averell! Vorreste assoldare un assassino professionista per... Perché voi che fareste? Affidereste il caso al nostro pastore? Posso sapere il motivo per cui ho avuto il piacere di ospitarvi al mio tavolo? Ah, volete dire perché sto in prigione? Roba da niente. Una piccola rissa. Questione di donne, ma uscirò oggi stesso. E voi? Legittima difesa. Mi succede molto spesso di uccidere qualcuno per legittima difesa. Ah, volete dire che vi hanno costretto? No, voglio dire che mi hanno pagato. Mi batto però solo contro i criminali e i $1000 che chiedo sono il prezzo della mia vita, perché lascio ai miei avversari l'opportunità di difendersi. Che c'è, sceriffo? L'innocenza trionfa? Levati dai piedi anche tu. Un momento, Silver. C'è un lavoro per te. Ma davvero? Anche voi avete bisogno di me. Non io, il signor Averell ti sta aspettando alla banca. La mia tariffa è di $1000 a testa. È un prezzo molto alto. Beh, che volete, signor Finley? Il mondo è pieno di rompiscatole e di gente che vorrebbe liberarsene. Se non tenessi i prezzi alti, sarei costretto a lavorare troppo. Già, dalla mattina alla sera. Un lavoraccio, credetemi. La mia povera nonna diceva sempre. Lasciamo che... stare vostra nonna, non ci interessa, e parliamo d'affari, Silver. Signor Silver. Va bene, signor Silver. Vi daremo $1000 a testa. Siamo d'accordo?
Non ancora. Sono costretto a chiedervi un supplemento. Un supplemento? Perché? Perché in questo caso i rompiscatole non devo solo eliminarli, ma anche trovarli, signor Parker. E ci vuole tempo. Siamo uomini d'affari. E sappiamo che il tempo è denaro. Va bene, Silver. Signor Silver, 2.000 a testa. Ed un premio di 10.000. Ad eliminazione completa della banda. D'accordo. Va bene. Siete dei veri gentiluomini. E spero proprio di non deludervi. Ah, naturalmente sono in esclusiva. Come in esclusiva? Voglio dire che non voglio concorrenti. Come sarebbe a dire? Che detesto la concorrenza. Mi costringe a lavorare in fretta. E questo mi rende nervoso. Non esiste nessun concorrente. Avete un'esclusiva di 15 giorni. Vi bastano? Basteranno. A presto. Gioco tutti questi, e dammi una bella carta, mi raccomando. Un goccetto. Che vorrebbe dire questo? Che hai bevuto abbastanza per $3, Twisty. Cosa credi, che non abbia altro denaro? Sì. Te la farò vedere io, Barnes. Io godo di largo credito. Dammi la bottiglia. No. Dammi la bottiglia. No. Altrimenti la pagherai cara. No. Ti ho detto di darmi la bottiglia, no. Barnes. Sarò costretto a ridurti in polvere. Dammi qua, no. Dico. Avanti. Che succede? No. Lasciatemi. Accidenti a voi. Mettetemi giù. Reclamerò con la direzione. Lasciatemi. Buonasera, signor Silver. Buonasera. La cifra è alta, ma ne valeva la pena. Vedo che ora hai un efficiente servizio d'ordine. Sono due uomini di Parker e costano molto meno di $1.000. Parti subito. Non sarebbe gentile. Beth. Che succede? Avete vinto? Certo. Con chi? 3-8. Ma io avevo un full di donne. Mi dispiace molto, giovanotto, ma un'altra volta cercate di stare più attento al gioco. La fortuna fugge, una donna mai. Al massimo può far finta. Piantatela, sacco di lardo. Calma. A voi le carte. Ecco a voi, signore. Servizio gratis. E con gli omaggi della ditta. Adesso basta. Sono stufo di perdere con le carte in mano solo perché ogni tanto guardo una ragazza. Oh,
Che aspetti? Sparagli! Mi demolirà tutto il locale. Ti darò $1,000 anche per lui. Non sarebbe legittima difesa. Pulisci il vestito. Della ditta. Che oltre a mezzo pollo vi debba anche la vita, Silver. No, ragazzo, non mi piace che spara alle spalle. E tu non mi devi niente. Ehi, Spot! Cerchiamo di non perdere tempo. Abbiamo una partita da terminare. Vengo, Ramirez. Guardate come hanno ridotto tutto quanto. Forza, datemi una mano a tirar su questo qua. Quello non l'hai ammazzato. Come mai? Per non darvi l'occasione di ficcarmi dentro. Ho un lavoro da finire. A proposito, devo parlarti, Silver. Signor Silver. D'accordo, signor Silver. Voglio che collaboriate. E collaborerò io per primo. Perché credete che venga qui ogni sera? Per rifarvi gli occhi. Alla vostra età è normale. Vengo per vedere... se qualcuno spende esageratamente. Ma quei banditi sono troppo furbi. Oppure troppo lontani. È molto difficile che siano tutti furbi. Basterebbe che il furbo fosse uno solo. E li avesse convinti a non dividere finché non si sono calmate le acque. Perché sono sicuramente di queste parti. Ci tenevano troppo a non farsi riconoscere. Disgraziatamente non ho nessuna traccia. E allora, che collaborazione mi offrite? Che diavolo so? Due denti. Sono stati trovati sul luogo della rapina. Li ha persi uno dei banditi. Se ci si potesse comportare con gli uomini come con i cavalli, sareste un bel pezzo avanti. Ma io non ho bisogno di queste zanne cariate. Ah no? E perché mai? Perché conosco almeno due dei banditi. Chi sono? Dovete dirmelo, Silver. Sarebbe inutile, non ho le prove. E senza prove, dei semplici nomi non possono interessarvi. L'avete detto voi, no? Signor Silver,
Signor Silver. Ferma dove siete. Venite qui. Zitta, vi sto solo proteggendo. Questo è l'unico angolo defilato. Defilato? Che vuol dire? Cosetta da fare, torno subito. Hai capito ora che vuol dire defilato? Che è successo? Chi ha sparato? Via, andatevene a casa, via, via. Qui ci vuole il becchino, non il dottore. Va a chiamare Chang. Via, via, non avete sentito quello che vi ho detto? Via! Legittima difesa. Penso che non vi possano essere dubbi. All'inferno, avete eliminato l'unica traccia che avevo. Spiacente di non essermi fatto mitragliare in onore della giustizia, sceriffo. Ma non vi preoccupate, io ne conosco almeno un altro paio. Via, via, andate a casa, non sono affari vostri, via, via. Certamente uno straniero. Eccomi qua, dov'è la cara Salma? Eccola. Ma questo poveretto non ha parenti? Scusate se mi permetto, ma la contea paga tanto poco. Dagli una mano. Allora, nessuno di voi lo conosceva? Neanche voi, Don. Voi dovreste conoscere tutti. Jad, occupatene tu. Sì, sceriffo. E voi andatevene. Su, andate. Signore, io sostengo che tutte le creature umane hanno diritto a un funerale decente. Ma capirete che il commercio ha le sue ragioni, anche se modeste. E vedrete che con una spesa ragionevole saremo in grado di assicurare qualcosa di veramente degno al caro estinto. E siete d'accordo? Rivoltatelo. Rivoltatelo, ho detto. Allora che gli facciamo? A chi? Al caro estinto, signore. Quanto c'è di meglio? Tanto non pago io. Allora, non mi avete aspettato? Sono stata una sciocca, non dovevo venire. Lasciatemi! Non prima di avermi detto chi siete e che facevate in camera mia. Sono Janet, la figlia di Herb Sullivan. Il contabile che è stato ucciso 3 giorni fa. Mi spiace. Che posso fare per voi? Ho saputo che siete stato incaricato di trovare gli assassini di mio padre. E forse potrei aiutarvi. Mio padre sapeva di essere in pericolo di morte. Via, Janet, è stato un incidente. I banditi non avevano alcuna intenzione di uccidere. Qualcuno li ha costretti a farlo. Mio padre da alcuni giorni era preoccupato e spaventato. Janet mi diceva: qualunque cosa succeda, ricordati che tuo padre è un galantuomo. Che voleva dire? Ma come? Queste parole non vi dicono niente? Non molto. Per i miei gusti, vostro padre era troppo taciturno. Ma guardate tra le sue carte. Forse se non parlava troppo, scriveva. Ma tanto che importa. Voi li conoscete già, gli assassini, vero? Io? Sì. Lo avete detto poco fa allo sceriffo. Mentre passavo ho sentito. No, ragazza mia. Anch'io sto andando alla cieca. Sapete come si prendono i topi? Mettendo del formaggio nella trappola. Beh, io faccio la parte del formaggio. E ora, Janet, è tardi. Tornate a casa.
no, un momento. Uno. Ah, siete venuto per incassare. E chi ci assicura che quell'uomo fosse uno dei banditi? Lo sceriffo. Ha pure la contromarca. Due zanne cariate. Va bene, vi farò preparare un mandato di $2,000. Non li voglio. Che cosa? Non voglio quei soldi. E perché? Perché non mi spettano. Lo sdentato non l'ho ucciso io, ma qualcuno che gli ha sparato alle spalle. Mi avete ingannato. Credevo di avere l'esclusiva. E questo non è onesto, signor Avere. Mi sbaglio o mi state seguendo? Ve ne siete accorto? Si può sapere cosa vi siete messo in testa? Ordini dello sceriffo. Ah, lo sceriffo. Si dà da fare. E vi ha dato anche l'ordine di spararmi alle spalle? Cosa volete dire? Ehi, Spot! Vieni qui. Di, me lo faresti un lavoretto? E come no, signor Silver, figuratevi. Ciao, Jen. Dove vai? In banca. Il signor Avarel mi ha mandato a chiamare. Mi accompagni? Non posso. Sono in servizio. A proposito, posso chiederti perché ieri sera ti sei incontrata con quel killer? È un'indagine di polizia o un'indagine personale? Piedi con lo scorciatore di Judd in modo perfetto. Ma io non voglio essere pagato, signor Silver. Io vi ho reso un piccolo servizio e sono contento di averlo fatto. E allora che vuoi? Darvi una mano, se permettete. E perché lo faresti? Beh, io... Ah, non dirmi per gratitudine, perché non ti crederei. Ecco, a dire la verità vorrei imparare il vostro mestiere. Ah. Hai scelto una bella carriera. Beh, per oggi vieni pure con me. La strada è lunga e viaggiare da solo mi annoia. Salve, signor Silver. Come vanno adesso le cose? Beh, grazie a voi ora siamo trattati un po' meglio. Bene. Alonso, tu che conosci tutti i tipi di terreno, sapresti dirmi da dove proviene questo tipo d'argilla? Ah, argilla blu.
si trova molto in profondità quando si scava un pozzo. Ho saputo che quelli della South Pacific ne hanno scavato uno di recente. A Two Arrows cercano un posto dove fare una stazione di rifornimento per le locomotive. Bravo, Alonso. È quello che volevo sapere. Hasta la vista. Signor Silver. Si torna a Carson City. Sì, lo so. Bene, allora tornaci. E voi? Io ho da fare. Mi avevate promesso di... Eccoti la prima lezione, ragazzo. Non permettere a nessuno di starti tra i piedi quando hai qualcosa di importante da fare. Aveva ragione. Ah, questa è una bella sorpresa, sceriffo. Avete il senso del drammatico. Davvero? Giuro che non mi aspettavo proprio di trovarvi qui. E io invece vi aspettavo, signor Silver. Come vedete, non vi è servito a niente liberarvi di Judd. Entrate. E tenete le mani in alto. Che spettacolo deprimente. Il mio amico cinese ne sarebbe sconvolto. Chi è? Dovreste saperlo. Si chiamava Craddock ed era il socio di Austin, l'altro guardiano del pozzo. Austin? Già, l'uomo che avete ucciso stanotte. Non dite sciocchezze. Il vostro aiutante dovrebbe avervi informato che non l'ho ucciso io. Sì, me l'ha detto. E mi ha anche detto di quello che avete trovato sotto le suole del morto. Ecco perché sono qui. Tutto sommato, devo ringraziarvi se sono riuscito a identificarlo. Complimenti. Siete partito dopo, ma siete arrivato prima di me. Lui dice che siete arrivato prima voi. Ah, sì. Poi, come ogni bravo assassino che si rispetti, sarei tornato sul luogo del delitto. Per farmi beccare da voi. Guardatela, sceriffo. Questa volta non potrete sostenere la legittima difesa. Siete più idiota di quanto non credessi. Per fare quel lavoro ci vuole almeno una 45. Un'arma che non ho mai usato. Guardatela, sceriffo. È una 32 a canna lunga. Fa delle ferite dignitose, nette. Una vera gioia per gli occhi. È anche più economica. E mia nonna diceva sempre di non sprecare niente. Finirai per farmi perdere la pazienza, Silver. Dammi una mano. Chang, ho un cliente per te. Il signor Bear. Ma che dite, Silver? Lo sceriffo è in carica da 15 anni. Appunto. Forse si annoiava. Fare lo sceriffo non è molto divertente.
Ma era un carissimo amico di mio padre. Questo vuol dire poco. O forse potrebbe significare molto. Vedete, c'è una cosa che mi dà da pensare. Ieri sera avevo innescato la trappola per lui solo. E subito dopo quel tale mi ha sparato dal tetto. Ma lo avete detto in pubblico di conoscere i banditi? Vi ho sentito anch'io. Dopo? Solo dopo. Davanti al cadavere di Austin. Ma prima però l'avevo detto soltanto a lui. A proposito di Austin e anche di un certo Craddock, avete trovato questi nomi tra le carte di vostro padre? Non mi pare. Potrei guardare di nuovo, è importante. Potrebbe esserlo. Che volete da Janet? Judd, come ti permetti? Sto parlando di cose molto importanti con il signor Silver. Il signor Silver? E in mancanza di meglio, si diverte a fare degli stupidi scherzi. Se siete qui per questo, aspettate fuori. E se non volessi? Allora, vorrebbe dire che il motivo è un altro. Judd, smettila! Smettila, ti dico! Ammettiamolo. Allora, siete geloso. Come dicevo, potrebbe essere importante trovare qualcosa su quei due. Sempre a caccia di spendaccioni? E la vostra caccia come va? Male, direi. Appena raggiungo il tipo giusto, qualcuno provvede a farlo fuori. Così ho deciso di risalire alle origini e di trovare il capo. Conoscete anche il capo? Beh, diciamo che so tutto di lui. Come stavo dicendo, so tutto di lui. Deve essere un uomo di una certa posizione qui. Se no, appena fatto il colpo, se la sarebbe squagliata. Non vi pare? Poi, deve essere un uomo che gode di un certo prestigio, altrimenti non avrebbe potuto convincere i suoi a non dividere subito. E per finire, deve essere un uomo anche molto abile. Perché solo uno o due dei suoi lo conoscevano, i due che sono morti, tanto per intenderci. Che ve ne pare? Sembrerebbe che stiate facendo il mio ritratto, Silver. Davvero? È una specialità del vecchio sud. Mia nonna poveretta ne andava pazza. La mano del morto. Si chiama la mano del morto perché Wild Bill Hitchcock aveva queste carte in mano quando gli spararono alle spalle. A lui portò sfortuna, a me il contrario. Non ho mai perso con queste carte in mano. A chi le carte, signori? Io non so come facciate a bere questa roba, Silver. Questione dei gusti, sceriffo. A me piace. E mi eccita la fantasia. Non ne sono accorto. Buonasera, Silver. Buonasera, Beth. Come va? Benissimo. Vi stavo aspettando. A quanto pare non posso entrare in camera mia.
senza trovarvi una donna. E questo lo trovate noioso? Noioso non direi. L'ultima che ci ho trovato mi ha offerto delle frasi sibilline. E voi? Mi sembra chiaro. Che cosa volete? Vi comportate sempre in questo modo con le donne? Dipende. Da chi? Da quello che voglio. Voi, per esempio, che cosa volete? Sono venuta ad offrirvi qualcosa. Cosa? Soldi, un mucchio di soldi. A voi piacciono i soldi. E anche molto, lo so. E allora perché faticate ad ammazzare la gente per $2,000 a testa quando ce n'è un mucchio che vi aspetta? Dove? Ragionate, Silver. Basta sapere chi era il capo della banda e il gioco è fatto. Il denaro non è ancora diviso. Ce l'ha ancora tutto lui. Voi che ne sapete? Lo dicono tutti. Tutti chi? Tutti, in giro. E ci sarebbero un paio di miei amici che vi darebbero una mano. Altro che $2,000. Allora, che ne dite? Due amici? Mi interessano questi amici. Dove sono? Allora ci state. Vedremo. Prima voglio conoscere questi vostri amici. Vi accompagnerò io da loro. Siamo arrivati. Scendete. Ma non vedo nessuno. Nella baracca. Ah. La cosa comincia a diventare monotona. Entra. Brava, Beth, ce l'hai fatta. È stato facilissimo. È un vero pollo. Così ti abbiamo beccato, Silver. Questione d'opinioni. Salvo errore, ero io che cercavo di voi. Non ti fare illusione, tu. Non mi hai ingannato nemmeno per un minuto. Basta con le spacconate, Silver. Adesso ci dirai quello che vogliamo sapere. E cioè? Chi è il capo? Spiacente, ma non posso accontentarvi. Sei volgare e frequenti gente manesca e maleducata. Dagliele, Reg! Questo è per dimostrarti che facciamo sul serio. Avete delle belle pretese. Fate parte della banda e chiedete a me chi è il capo. Non fare il furbo, Silver. Sai benissimo che era Austin che ci assoldava e che andavamo sul posto dell'appuntamento già mascherati. Noi due conoscevamo solo Austin, ma tu conosci anche il capo. Cosa te lo fa pensare? Lo hai detto tu allo sceriffo. Stasera ti ho sentito io. Oh, non sta bene. Non si ascoltano i discorsi degli altri. Lo dirò a Doll. Piantala di fare il buffone. Non ci diverti. Un bel furbo il vostro capo. Vi aveva convinto a non dividere. In attesa d'un ultimo colpo. Quello definitivo. E invece, eliminando l'unica persona tra voi che lo conosceva, ha eliminato anche la sola possibilità di essere trovato da voi. Ecco perché è morto Austin. Vi siete fatti giocare come polli. In questo modo non concluderemo niente. Io proporrei di mettere insieme tutte le nostre informazioni e di ragionarci sopra. Non mi incanti, Silver. Tira fuori il nome del capo.
Beh, per esempio, potremmo incominciare a stabilire com'era la banda. Due sono morti. Voi siete due, uno è il capo, quindi ne mancano... Due, Silver. Ne mancano due. Ma uno lo conosciamo già. Ah, sì? Sì, sei tu. Io? Certo, ti abbiamo riconosciuto. Ma non avevi detto che andavate all'appuntamento già mascherati? Ti abbiamo riconosciuto dalla voce, o meglio dal fischio. Da quella canzonetta che fischi quando sei nervoso. Quindi sputa fuori il nome del capo. Ma certo, e appena te l'avrò detto m'ammazzerai, vero? E magari con la mia stessa pistola. Così si potrebbe dire che mi sono suicidato per il rimorso. Siete furbi voi. Questa potrebbe essere un'idea. Non ci avevo pensato. Diccelo e non ti faremo niente, anzi ti daremo la tua parte. E chi me l'assicura? Hai la mia parola. È la più bella che ho sentito da quando mia nonna mi raccontava le favole. Piantala, buffone. Ti vuoi decidere o no? Ma certo. Spiacente, ragazza mia, ma non ho altra scelta. E adesso a noi, ho alcune cose da chiederti. Ve l'avevo detto che avrei potuto esservi utile, signor Silver. Questa volta non mi sono fatto seminare. Ho seguito le tracce del Calessino. È stato facile. Va al diavolo, imbecille. Uno almeno lo volevo vivo. Ma stava per uccidervi, signor Silver. La pistola era scarica. Vale proprio la pena di travestirsi da formaggio quando si ha un idiota tra i piedi. Fagli un bel funerale. Sta tranquillo, in tasca hanno abbastanza da pagarselo. Vai a incassare il tuo morto. Non è questo che volevi? Io che pensavo di lavorare in esclusiva. Se fossi in voi la metterei dentro, sceriffo. Perché? Misura precauzionale. Non credo che sappia molto. Ma qualcuno potrebbe credere il contrario e sapete com'è, c'è una strana epidemia in giro. È un po' maleducata. Impicciona. Sì, frequenta cattive compagnie, ma tutto sommato sarebbe un sacco di roba buona sprecata. E vostro nonno era contrario agli sprechi, lo so. Lavorare in banca. Ma Janet, tra poco ci sposeremo. Quando sarai in condizioni di mantenere una famiglia, ci sposeremo. Ma fino allora lavorerò. Ma... seguire la gente è la vostra specialità? Per favore, Judd, non ricominciare. Devo parlare al signor Silver in privato. Lavorate in banca adesso? Sì, il signor Averell è stato molto gentile. Mi ha dato il posto di mio padre. Ah, davvero? Di questo volevate parlarmi? No, ma ripensandoci mi è venuta un'idea. Avete trovato qualcosa tra le carte? No, non esattamente. Signori permettono? Accomodatevi pure. Bene. Grazie. Vedo che siete intenzionato a giocare forte. Se il gioco non è forte, non mi diverto. $20.
Vostri 20 e altri 20. Ma non avete ancora visto la vostra carta coperta? Fatti gli affari tuoi, ragazzo. Ci stai o no? $50. Altri 50 per giocare. I vostri 50 più altri 100. No. Visti. 100. Vi sentite tranquillo con i vostri due assi, eh? Toh, proprio un re. Ho fatto tris. Qualcosa me lo diceva. Altri 100 più altri 200, signor Ramirez. Perché non guardate la carta coperta? Così è più divertente. Mi riservo la sorpresina all'ultimo. Guardate nemmeno adesso. A che servirebbe? Tanto ho vinto, no? Chi fa le carte? Rimasti io e te, Spot. Allora? 200. Voglio fidarmi della mia fortuna stasera. I tuoi 200 più 500. Ci sto. Guardate la carta coperta. No. Ah.
300. La fortuna ancora mi assiste. Non provarci più, Ramirez. Katie. Va a chiamare lo sceriffo. Presto. Vi avviate a fare la mano del morto, Ramirez. So che è il vostro gioco favorito. Me lo diceva il vostro amico Austin. Non conosco nessuno che si chiami Austin. Ah, no? Date le carte. $350. Bravo. Avete deciso di chiudere in bellezza. 350. 350. Più 1000. Di un'ora che stai barando. Se la carta coperta è un re, ti ammazzo. E ho il diritto di farlo. Vi hanno disturbato inutilmente, sceriffo. Nessuna possibilità di mettermi dentro. Caso lampante di legittima difesa. Ma forse qualcosa potete fare. Guardate tra la roba di quel signore. Scommetto che ci troverete un camice grigio, eguale a quello che avete trovato tra le cose di Reg e Sandy. Conservatemi, Ramirez. Domani vado a riscuoterlo in banca. Silver, aspetta. Devo parlarti. Sentiamo. No, non qui. È una cosa seria. Ora no. Devo mettere un pezzo di formaggio in una trappola. Va bene, Silver. Tra poco il saloon chiude. Ti aspetterò di sopra, d'accordo? Sì, d'accordo. Thank you.
Fermo così, molla il cannone. Silver, ma non eri in camera. Come vedi, pare di no. Come si entra, si può anche uscire dalle finestre. Dovevo vederti senza che nessuno lo sapesse. Ne sono più che convinto, visto che ti preparavi a imbottirmi di piombo. Ma che cosa dici, Silver? E quella doppietta che cosa ti serviva? A suonarmi la serenata? La doppietta, già, è proprio di questa che volevo parlarti. Ricordi che qualcuna delle vittime della diligenza era crivellata di pallettoni? Beh, oggi ho trovato l'arma. Indovina dove? Dove l'avevi nascosta. E ora ti preparavi ad usarla ancora. Ma ragiona, Silver. In questi giorni avrei avuto 100 occasioni per farti fuori a tradimento. E molto più comodamente. Perché credi che non l'abbia fatto altrimenti? Perché speravi di sapere da me chi era il tuo capo. Ma stasera è successo qualcosa che ha reso urgente la mia eliminazione, vero? Lo hai capito quando ti è caduta sul tavolo la pallottola d'argento. Sei stato sciocco a raccoglierla. Perché l'hai fatto, Spot? Luccicava sotto la luna? E se anche l'avessi raccolta, che vorrebbe dire? Che sapevi che la pistola era scarica e che quindi hai ucciso Reg a sangue freddo prima che potesse parlare, come hai ucciso Craddock. Non puoi essere stato che tu. Perché tu solo eri presente quando Alonso mi parlò del pozzo della ferrovia. Adesso direi che ho ucciso anche Austin. No, Austin non l'hai ucciso tu. Avevate tutti troppo interesse ad averlo in buona salute. Tutti, tranne il vostro fantomatico capo. No, Silver, non sparare! No, Silver, no, non sparare, potrei servirti ancora. Silver, ti prego. Tu non servi più a niente. Sei il peggiore di tutti. Gli altri erano solo dei banditi, ma tu sei anche un traditore. Non è stata colpa mia, Silver. Era Ramirez che mi comandava. Io non mi rendevo conto di quello che facevo. E poi mi sono trovato immischiato senza nemmeno sapere come. Questo l'hai capito anche tu, Silver. Infatti non mi hai ammazzato subito. Lo avresti potuto fare. Invece mi hai solo ferito. Perché l'avresti fatto altrimenti? Me lo stavo appunto domandando. Evidentemente si è trattato di uno sbaglio. Da vivo non valevi niente, Spot. Ma da morto vali $2,000. Cosa volete da Janet? Lasciatela in pace e girate al largo. Ah, siete voi. Sì. Siete in ritardo. Cos'era tutto quel rumore? Ero io che bussavo. Ho bussato troppo forte? No. Accomodatevi. Grazie. Va bene, Silver. Farò come avete detto voi. Ma ora sedetevi. Vi offrirò un buon caffè. Thank you.
Ora devo andare, Janet. Ho molto da fare. Janet, vi ha ancora aggredito? Che sciocco. Non è uno sciocco, Janet. È solo innamorato. E gli uomini innamorati si comportano da sciocchi. Lo dite come se voi non lo foste mai stato. Lo sono stato. Ma ora ho solo una fedele compagna. La mia amica Colt. Sposatelo, Janet. Saprà rendervi felice. Ha una certa tendenza a farsele suonare, ma col tempo vedrete che in un marito questo non guasta. Ce n'hai messo di tempo. Cos'è? Fai il prezioso adesso? Avevo da fare. Beh, sai com'è. Prima il dovere e poi il piacere. Già, mia nonna lo diceva sempre. No, al diavolo tua nonna. E al diavolo anche il piacere. Siediti, dobbiamo parlare di affari. Ah, sì? Bene, tra poco sarò disoccupato e un nuovo affare mi interessa. Non si tratta di un nuovo affare, si tratta sempre di quello in corso. Quanto conti di guadagnare ancora? Hai un buon investimento da consigliarmi? Beh, dunque vediamo. Dovrei riscuotere ancora 16.000 dollari. Tre morti e il premio finale. Che ne diresti di 25.000 dollari per piantare tutto e andartene? 25.000 dollari? È una bella somma. E chi sarebbe il benefattore? Non ti riguarda. Allora ci stai? Mi spiace. La tua è una bella offerta, ma è insufficiente. Non essere troppo avido. Perché è insufficiente? È più di quanto guadagneresti lavorando. Ah, certo. Ma il, diciamo, benefattore ci guadagna di più. Per l'esattezza, 286.000 dollari e 25 cents. Il frutto totale di 4 rapine. Adesso che, grazie anche alla mia collaborazione, ha tolto di mezzo i suoi complici. Questo non ha importanza, tanto nessuno lo conosce. Ma io lo conosco. Non dire sciocchezze. Io non dico mai sciocchezze, Doll. Allora mi dispiace molto per te. Tutto sommato eri un buon amico. Questa sembra una commemorazione funebre. Su, alzatevi. Non sta bene sparare alle spalle. Venite fuori, tanto non c'è bisogno di presentazione. Ci conosciamo già, signor Avery. È da un pezzo che sospettavo di voi, come del resto dello sceriffo e di Parker. Solo uno di voi poteva avere le informazioni per agire sempre a colpo sicuro. Ma da stanotte non ho avuto più dubbi su di voi, perché quando avete assunto Janet Sullivan, non volevate fare la figura del benefattore, volevate solo affidare i conti ad una persona incompetente, incapace di rilevare l'esistenza degli ammanchi e di come e quando erano stati coperti. Ma non sapevate che la buonanima di Herb Sullivan aveva fatto di sua figlia una perfetta contabile. È buffo, no? Una donna contabile. Anche il povero Giada non sa a quali guai va incontro. Non so come riuscirà a far saltare fuori i soldi per le sigarette e per... Basta così, Silver. Non ti muovere e getta la pistola. Molto stupido da parte mia. Avrei potuto farti fuori in qualunque momento, ma non sono capace di sparare a una donna. Mi piacciono troppo e poi... sono un gentiluomo. Molla la pistola. Sembra che abbiate vinto voi, signor Averell. Che aspettate a sparare? No, non ho intenzione di uccidervi, almeno non qui. Ah, giusto. Potremmo compromettere una signora. Siamo dei gentiluomini, no? Silver, ho pensato di venire subito a fare quel lavoro che... Oh, la mia impiegata infedele.
infedele ma solerte. E questo mi risparmierà la fatica di andarla a cercare. Sarà bene che questa roba sparisca. Ecco. Nascondi questa e vai a chiamare lo sceriffo. La versione ufficiale è che ho sorpreso Silver con le mani nel sacco. Ma parlerà? Non parlerà. Cercherà di fuggire, perciò sarò costretto ad ucciderlo. Parlerà la ragazza? Lei, poverina, sarà stata uccisa da Silver dopo averlo sorpreso sul fatto. Noi l'abbiamo trovata già morta, ricordati. Ha ragione lui, Don. Al punto in cui sei, non ti resta che assassinare una bambina. No, Averell, questo no. Fa come ti dico, è l'unico modo per salvare tutto. I soldi e la tua rispettabilità, vero? Averell, ho fatto tutto quello che hai voluto, ma... Tutto a posto, signor Averell, ho la situazione in pugno. Judd, ma che fai? Fermalo, Judd! Possibile che tu non capisca mai, stupido testone! Ma non voglio più vederti, cosa prendi, 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 per favore! Ma vuoi spiegarmi che cosa sta succedendo? Fermati! Stupido, stupido! Lascialo andare. Esci. Guardalo bene, Doll. Quello è l'uomo per cui hai sacrificato tutto. Però non è giusto che lui se ne vada e ti lasci nei guai. Silver. Ora vedremo chi è il più abile. Thank you.
Che succede, Jack? Silver. Ho ucciso Averell. Legittima difesa, Silver. Se vi prenderete il disturbo di guardare nella borsa del signor Averell, ci troverete le prove che lui era il capo dei banditi. E se non vi basta la signora qui presente, vi spiegherà il resto. A voi, sceriffo. Grazie, Silver. Grazie a voi, Miss Janet. E ricordatevi di quello che vi ho detto stanotte. E mi raccomando, fate presto a completare le indagini. Avete fretta di incassare? Questo no. Il signor Averell mi ha pagato in anticipo. Un vero gentiluomo. Amica mia, mi sei rimasta solo tu. Io non ho più un volto amico da guardare. Non so nemmeno dire una preghiera ormai, perché nessuno me l'ha insegnata mai. Amica mia, non ho un paese dove andare, una donna che col pianto in gola aspetti me. Di ciò che ho fatto sai, di quello che farò, nessuno mi ringrazierà. Yeah.